Ciao a tutti, benvenuti e benvenute di nuovo su questo canale. Quante volte avete formattato un disco accidentalmente o di proposito e poi avete voluto recuperare in qualche modo o avreste voluto recuperare in qualche modo i dati che erano contenuti su quel disco? Bene, all'interno di questo video vi spiegherò diverse soluzioni su come poterlo fare. Seguite tutto il video, non dimenticatevi di iscrivervi al canale e buona visione. I file possono essere recuperati da un disco rigido formattato? Molti di voi potrebbero essersi chiesti se è possibile recuperare dei dati da un disco rigido che è stato formattato, da un hard disk che non ha più ufficialmente i dati sopra. In realtà, ogni volta che eliminiamo i dati presenti su un disco, su un supporto fisico, non vengono eliminati immediatamente. Vengono quindi trasformati in uno stato nascosto, per cui abbiamo la possibilità di recuperare i dati da un'unità formattata. La posizione dei dati formattati viene indicata come disponibile e quando copi dei nuovi dati su un hard disk, allora vengono effettivamente sostituiti questi dati. Ma se voi li avete solo cancellati e ancora non li avete sovrascritti, allora forse si può fare qualcosa. Facciamo più luce sull'argomento e vediamo come recuperare questi benedetti dati. Intanto vediamo tre motivi per cui formattare un disco rigido. Beh, il primo motivo è la cancellazione dei dati. Vogliamo avere lo spazio sufficiente su quel disco, vogliamo vendere il nostro dispositivo e non lasciare traccia di tutte le nostre cose. Possiamo farlo attraverso la formattazione di questo dispositivo di archiviazione che è un hard disk come un SSD o qualunque altro tipo di dispositivo. Secondo motivo, potremmo voler modificare il file system. Il file system è differente e cambia da sistema operativo a sistema operativo. Per esempio, su Windows il file system richiesto perché un hard disk venga letto e venga riconosciuto correttamente può essere o di tipo FAT32 o NTFS, ok? Altrimenti Windows non sarà in grado di riconoscere l'hard disk e quello che c'è sopra l'hard disk. Il file system FAT è invece possibile che venga riconosciuto da tutti i sistemi operativi. L'ultimo motivo per una formattazione è per migliorare le prestazioni del computer. Magari ci siamo resi conto che il nostro computer è lento, vogliamo formattare l'hard disk perché così facendo andiamo a eliminare anche un sacco di errori che vanno a rallentare l'utilizzo del computer. Bene, questo è un altro motivo per cui farlo. Come recuperare i file dopo la formattazione del disco rigido? Ora che conosci tutti gli elementi e tutte le motivazioni per cui uno dovrebbe formattare un disco rigido, vediamo come recuperare questi dati. Innanzitutto, se avete a disposizione un backup, la cosa è molto semplice, basta ripristinare il vostro disco rigido tramite il backup che avreste dovuto effettuare in precedenza. Se non avete un backup, non preoccupatevi perché avete a disposizione lo strumento Recovery Data Recovery. Questo strumento è il più affidabile fra le sue controparti e può fare questo lavoro in pochi minuti. Ecco i passi da seguire. Passo 1. Avvia il programma. Una volta scaricato perfettamente, installalo. Apri il programma. Passo 2. Scegli il disco rigido. Ora devi selezionare il disco rigido come posizione di destinazione. Successivamente fai clic sul pulsante Avvia. Passo 3. La scansione avrà inizio. Ora il programma inizierà a scansionare il tuo disco rigido formattato. Aspetta che finisca. Passo 4. Anteprima dei file. Una volta completata la scansione, puoi individuare i file o i dati persi per visualizzarli in anteprima e fare clic sul pulsante Ripristina per recuperare i file. Ecco un suggerimento bonus. Come formattare in modo sicuro un disco rigido su Windows? Prima di tutto, fai un backup del tuo disco rigido. Se non l'hai fatto, c'è sempre il modo di cui abbiamo parlato sopra. Seconda cosa, controlla lo stato del tuo disco rigido. Ci sono un sacco di problemi che possono essere individuati attraverso l'utilizzo di software sul mercato e ti fanno capire come è lo stato del tuo disco rigido, se è usurato, se è consumato, se ha dei problemi di qualche genere. Per rendere il processo più agevole è verificare che le porte USB e i cavetti che si collegano al dispositivo di archiviazione e al computer non siano difettosi. Vediamo come formattare un'unità. Come formattare l'unità disco rigido in Esplora risorse di Windows? Passo 1. Inizia collegando il tuo disco rigido e quindi avvia Esplora risorse.
Passo 2. Fare clic con il tasto destro su di esso e selezionare l'opzione formato. Passo 3. Scegli il file system, dai un nome e seleziona la casella formattazione rapida. Passo 4. Ora puoi premere il pulsante start in basso e quindi l'unità verrà formattata. Vediamo anche come formattare un hard disk dalla gestione disco di Windows. Passo 1. Premere il pulsante start o aprire la finestra di dialogo. Esegui, digita diskmgmt.msc e apri gestione disco. Passo 2. Una volta aperto, fai clic sul pulsante destro del mouse sul disco rigido e scegli formatta dal menu. Passo 3. Ora nelle finestre di dialogo specifica il nome dell'unità nella selezione etichetta valore. Passo 4. Dal menu a discesa file system seleziona NTFS. Successivamente scegli predefinito dal menu a discesa dimensione unità di allocazione. Passo 5. Infine fai clic sulla casella accanto a esegui una formattazione rapida. Premi ok e conferma. È davvero molto difficile quando ci si trova davanti a un disk formattato e non si sa come provare a recuperare i file. Però è anche difficile quando uno vuole assicurarsi di formattare il disco senza che veramente rimanga traccia di file su di esso. Se il video vi è stato utile, allora lasciate un commento, iscrivetevi al canale e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!